Un primo piatto pronto in 10 minuti e facilissimo da preparare. Pasta cremosa con le zucchine e la pancetta croccante. Abbiamo iniziato mettendo a bollire una pentola di acqua leggermente salata per la pasta. Poi abbiamo lavato le zucchine e ora le andiamo a tagliare. Le tagliamo a pezzi. Mettiamo le zucchine tagliate in una ciotola. Uniamo i pinoli, parmigiano e abbondante olio extravergine d'oliva. E frulliamo con un frullatore a immersione. Quando abbiamo ottenuto una salsa omogenea, la teniamo da parte e andiamo a brustolire la pancetta in padella. E la facciamo brustolire a temperatura molto alta. Quando la pancetta sarà bella croccante, la togliamo e la teniamo da parte. Nella stessa padella mettiamo la crema di zucchine, sale e pepe e un pochino di formaggio spalmabile. E mescoliamo bene. Quando l'acqua bolle, buttiamo la pasta. Quando la pasta sarà cotta, andiamo a scolare direttamente nella padella, lasciando anche un po' di acqua di cottura della pasta. Una volta mescolata, andiamo a impiattare. Una volta impiattata, possiamo aggiungere la pancetta sopra. Una spolverata di pepe. E ora la pasta cremosa con zucchine e pancetta è pronta per essere servita. Quindi allacciate il grembiule e provatela anche voi a casa.